Buongiorno amici, oggi per ringraziarvi e per festeggiare insieme a voi il traguardo dei 1000 iscritti, ho deciso di presentarvi la mia postazione di laboratorio. Questo è il mio tavolo di laboratorio dove effettuo i miei progetti, le mie riparazioni. Abbiamo qui un interruttore differenziale magnetotermico a protezione di tutta la postazione. Poi abbiamo vari attrezzi. Il tavolo l'ho realizzato con un pannello per edilizia molto resistente e con materiale di recupero. Qui abbiamo i miei trapani che uso per i vari progetti messi nei loro contenitori di raccolta fatti con tubi in PVC. E vabbè, poi ci sono delle ciabatte, chiaramente ognuna ha una sua funzione. Ho utilizzato delle calamite per attaccare i vari attrezzi per avere un po' sotto mano tutti i miei attrezzi. Ho utilizzato queste barre calamitate, che sono molto utili, il mio tablet e la scrivania. Poi qui abbiamo un alimentatore autocostruito da 0 a 30 volt variabili, e voltaggio, corrente, accensione, spegnimento, eccetera, più un alimentatore USB per dispositivi USB per verificare l'assorbimento di corrente. Questa è la mia lampada che ho realizzato riciclando un vecchio frullatore Girmi. Chiaramente a me piace molto utilizzare materiale riciclato. Questa lampada la uso anche per effettuare le riprese video. Ovviamente poi ho anche la lampada con la lente di ingrandimento. E questi sono i miei saldatori, a cominciare dalla stazione saldante IWAT 937D. Ho costruito un piccolo aspiratore per i fumi che utilizzo in concomitanza dell'accensione della stazione saldante. E vabbè, poi qui ho anche delle punte di ricambio che uso all'occorrenza. Questa è la mia stazione dissaldante per dissaldare sempre i componenti two-hole. È un po' malconcia perché è sopravvissuta ad un incendio. La stessa cosa dicasi per la stazione ad aria calda che uso per i componenti SMT. Qui abbiamo un misuratore di potenza che uso per verificare la potenza assorbita dai vari apparecchi, soprattutto in fase di riparazione è possibile verificare l'assorbimento e la potenza assorbita. Poi qui abbiamo un variac che serve per testare. Dopo le riparazioni per testare le apparecchiature, ok, anche questo è abbastanza utile nel laboratorio, soprattutto di riparazione. E questo è il mio alimentatore variabile, diciamo volante, che utilizzo di solito per caricare le apparecchiature. Questo alimentatore è in grado di fornire una tensione variabile fino a 25 volt e minimo 3 volt, da 3 a 25 volt. Questo amperometro l'ho inserito io, l'ho costruito io inserendo una resistenza di shunt. Poi un giorno magari faremo un video su come realizzare una resistenza di shunt. Poi ci sono altre
Vediamo un po', questa, vabbè, la terza mano per effettuare i vari montaggi, i vari spray, colle, saldatori a gas. Questo saldatore l'ho comprato su Amazon, è molto comodo perché è abbastanza facile da accendere. Vedete, io lo accendo con una manopola e poi lo posso anche appoggiare. È molto comodo da usare questo saldatore. Vabbè, poi abbiamo i vari colle, nastri isolanti, la cassettiera dove tengo tutte le mie attrezzi. Per esempio, qui ci sono dei connettori DC, le pinze a coccodrillo che uso soprattutto per il tester, quindi quando voglio cambiare il puntale del mio tester, basta che sfilo questo connettore che ho costruito e vado a inserire la mia pinza a coccodrillo. Questo è il mio tester Uni-T, molto un po' vecchiotto, ma devo dire che è un buon tester. Anche il controllo della temperatura col sensore di termocoppia per la temperatura, la misura di capacità, eccetera. Vabbè, poi abbiamo del materiale vario, molti materiali che riutilizzo nelle mie creazioni. Questa è la sezione ferramenta con tutte le viti, i bulloni che mi necessitano. Qui abbiamo un contenitore abbastanza interessante dove troviamo questo qui è un frequenzimetro che uso per le misure di frequenza. Poi abbiamo un tester di componenti elettronici per verificare lo stato dei componenti elettronici. Questo è un generatore video che ho costruito tantissimi anni fa, che serve per verificare, diciamo, il quadro video. Questo è un caricatore USB con indicazione della capacità residua della batteria. Vabbè, qui abbiamo un tester di condensatori che ho fatto tanto tempo fa, ma è un po' obsoleto. E questo qui, infine, che è il pezzo forte, è un attimo che questo qui è un VCO, cioè un oscillatore controllato in tensione che, diciamo, inserendo le varie bobine all'interno di questo jack, queste sono le varie bobine, possiamo generare delle frequenze di oscillazione abbastanza variabili per testare circuiti riceventi, di radio, eccetera. Vabbè, qui poi abbiamo diversi alimentatori da 5 volt e da 12 volt, tutti in una scatola per comodità. Qui abbiamo una telecamera con uno zoom ottico collegabile al USB. Qui c'è tutta la parte, diciamo, di cavetteria necessaria per qui abbiamo un alimento, qui ho un amplificatore, non so se si vede, magari così si vede meglio. Questo è un generatore di frequenza e un amplificatore a bassa frequenza, ok? Questo serve per generare segnali di bassa frequenza. Poi abbiamo tutta una serie di cavi USB, micro USB e quant'altro, cavi che magari servono per le attrezzature qui del laboratorio, cioè l'alimentatore, l'amplificatore, eccetera. Poi qui in alto abbiamo delle vaschette, queste sono le vaschette per i connettori delle lampadine, per le prese lampadina, una vaschetta per i vari tipi di mammut,
vari morsetti. Poi abbiamo materiale di recupero, tutte le prese e tutte le spine in un unico contenitore, le batterie a litio e non separate chiaramente in un unico contenitore, le chiavi a crick, anche queste in un unico contenitore. Poi qui abbiamo delle portapile, varie misure di portapile, un'etichettatrice, adesso non vado nei particolari, alcuni cacciaviti, delle viti autofilettanti, alcune staffe per ferramenta. Qui abbiamo dei materiali accessori per impianti elettrici esterni, altra ferramenta, ganci per tende, cose di questo genere. Poi dei cavetti in rame, tutto il mio bagaglio di cavetti in rame. Poi qui abbiamo gli alimentatori, qui una sezione vernici, come si legge, qui una serie di caricatori per pile. Questo è un ottimo caricatore per pile nickel metal idrato. C'è anche il pulsante di scarica, devo dire funziona molto bene. Vabbè, mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Qui abbiamo, vabbè, la cassettiera. Nella cassettiera troviamo, potete leggere sulle etichette, diversi componenti. La maggior parte sono componenti elettronici, micro switch, fusibili, potenziometri, zener, BMS per batterie, tutto quello che mi serve per effettuare le mie riparazioni. Tra le altre cose troviamo anche un contenitore con tutte le resistenze catalogate inserite in queste ampolle di plastica di plexiglass, che sono molto comode perché è facile, diciamo, recuperare la resistenza che ci serve per il nostro progetto. Tutta una serie di viti esagonali, cacciaviti, inserti di tutte le misure possibili e immaginabili, tutte le colle ATTAC che necessitano. E poi qui abbiamo la testa mano, già l'abbiamo vista, abbiamo un attimo che allora qui abbiamo dei transistor SMT, un kit set completo di micro switch SMT, dei connettori Fafton, transistor normali, piedinatura normale. Poi abbiamo altri componenti SMT, un kit completo assortimento di trimmer e poi altri componenti SMT, un po' di scotch, di nastri isolanti. Qui dietro ci sono altri componenti elettronici raccolti, qualche tester d'avanzo, diciamo così, altre calamite con tutte le punte di trapano per forare, un contenitore per le viti autofilettanti, ok, questa è una vaschetta di materiale di recupero. Questa è la vaschetta dei miei futuri progetti, quindi se siete interessati a vedere i miei futuri progetti, ho tantissime idee, tantissimi progetti da realizzare, vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina. Questo che vedete è un vecchio schermo di notebook riciclato a schermo di videosorveglianza attraverso un circuito di interfaccia. È possibile riciclare un vecchio notebook. Questo qui è un sensore infrarosso che serve per accendere il monitor al passaggio delle persone. Così il monitor non consuma troppa corrente, perché se non c'è nessuno è spento praticamente. E basta, che dire. Poi mi sembra di aver illustrato un po' tutto il mio laboratorio. Qui ci sono
delle pinze che utilizzo principalmente per aprire diciamo, per aprire gli alimentatori, le scatole degli alimentatori, il compressore, chiaramente, che non può mancare per la pulizia delle riparazioni soprattutto. E poi qui ci sono altre scatole, l'aspirapolvere, in fondo, anche se non si vede, c'è una fresatrice. Questo che vedete qui è un aspiratore ricaricabile che ho realizzato io con delle batterie al litio. È molto efficace. Qui c'è la spina di caricamento. Se volete vedere altri miei video di altri miei progetti futuri, e vi assicuro che ne ho tantissimi, vi invito di nuovo ad iscrivervi al mio canale. Bene, vabbè, qui c'è la radio, ovviamente, che è la radio che ho realizzato personalmente. Ecco un attimo che ve la faccio, ve la accendo un attimo. Questa è una radio che mi fa compagnia nel mio angolo di laboratorio. Mi sembra di avervi illustrato quasi tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande sugli attrezzi del mio laboratorio o quant'altro, fatemele pure, cercherò di rispondervi. E cosa posso dire? Vabbè, qui c'è il mio Dremel e la spistola ad aria calda. Dicevo, se avete delle domande o semplicemente dei quesiti da pormi sui miei attrezzi, sul mio hobby, potete inserirle nei commenti dei vari video. Cercherò di rispondervi prima possibile e meglio possibile. Sul fatto che non appaia la mia faccia, questo penso che sia irrilevante perché io sono concentrato molto di più sulla mia passione, sul mio hobby, e non credo che sia necessaria la mia faccia per coltivare, condividere questa mia passione. Sono una persona di sostanza e non di apparenza, quindi ritengo più importanti gli oggetti del mio hobby, della mia passione, piuttosto che l'aspetto esteriore. Cosa posso dire in più? Ritengo che condividere una passione in questi periodi di crisi sia molto importante, perché la passione ci consente di essere più felici e di vivere appieno la nostra bellissima vita, nonostante tutto. E io vi invito nuovamente ad iscrivervi al mio canale e chiaramente vi do appuntamento al prossimo progetto. Ciao!